adesso tutti sono in ascolto. Benissimo, le passo subito il Santo Padre. Pronto? Sì, sì, glielo sì. Passo. Sì. Va bene? Sì. Sì. Ecco. Pronto? Pronto, pronto, sì. Come sta lei? Bene? Santo Padre! È l'applauso, dei fedeli, dei giovani, dei vescovi, delle autorità. Sono migliaia di giovani, Santo Padre. Ma grazie tante. Adesso facciamo silenzio e ascoltiamo la sua voce. Ecco. Carissimi giovani amici, buonasera. So che siete tanti allo stadio di Macerata. Decine di migliaia, arrivati da ogni parte dell'Italia e anche dall'estero per questo 35esimo pellegrinaggio a piede a Loreto, proposto a tutti voi da Comunione e Liberazione. Vi saluto uno ad uno e in particolare saluto Sua Eminenza, il Cardinal Marco Ellè, che tra poco celebrerà la Santa Messa. Anche approfitto dell'occasione per dargli gli auguri per il suo compleanno, perché oggi è il suo compleanno. Saluto anche ai vescovi della Marco. So che camminerete per 28 chilometri tutta la notte, recitando il Santo Rosario, cantando insieme, guidati. È bello questo, perché è il paradigma della vita. Tutta la vita è un pellegrinaggio. L'importante è l'incontro con Gesù in questa strada della vita. L'incontro con Lui, e questo ti dà la fede, perché è proprio Lui che te la dà. Lasciatevi guidare da Gesù. Lasciatevi guidare da Gesù. Tante volte, anche per noi, la fede è un presupposto ovvio del vivere. Diciamo, io credo in Dio, e va bene, ma come vivi tu questo nella strada della vita? È necessario che la fede diventi un'esperienza presente. Quando ci incontriamo, quando incontriamo il Signore, Egli ci sorprende. Il Signore si può chiamare il Signore delle sorprese. Siate aperti alle sorprese di Dio. Anche per voi l'avvenimento di questa notte, che ogni anno cresce, è una sorpresa. È il segno che nulla è impossibile a Dio. Come spiegare altrimenti che da 300 che eravate nel 78 siete diventati lo scorso anno 90.000? Anche voi potete appoggiarvi tutti su Gesù, su questa presenza così affascinante e attraente. Quando vi sentirete stanchi e vi verrà la tentazione di andare per conto vostro, pensate a questo. Ripetete il vostro sì, pregate perché ciascuno di voi possa riconoscere nella sua carne piagata, nel corpo e nello spirito la propria umanità bisognosa dell'umanità di Cristo, l'unica che può saziare davvero il desiderio dell'uomo. Il tema che avete scelto questa notte si riferisce a questo. Andate avanti con speranza, carissimi giovani, andate avanti con speranza e per favore non lasciatevi rubare la speranza, è il Signore che ci la dà. Buona messa, buon pellegrinaggio e che il Signore vi benedica e pregate per me. Grazie Santo Padre, grazie, ci benedica, adesso c'è l'applauso di tutti, siamo commossi. Attendiamo la sua benedizione, Santo Padre. La benedizione. Ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Grazie Santo Padre, la sua tenerezza ci commuove, pregheremo per lei tutta la notte. Ne ho bisogno, eh?
Un abbraccio a tutti, Grazie Santo Padre. E fate l'augurio al Cardinale Uele. E ancora, come ha detto Santo Padre, fate gli auguri al Cardinale Uele. Facciamo gli auguri al nostro Cardinale che ci guida. Ma come vuol bene ai suoi cardinali, Santo Padre? Ma no, poverino, lo faccio lavorare oggi. Santo Padre, chissà che un anno non possa venire anche lei a celebrare la Santa Messa? Ma nessuna cosa è impossibile per Dio, Bello! Andiamo avanti. Un abbraccio a tutti, E buonanotte e buon pellegrinaggio. Grazie, grazie Santo Padre. Buonanotte, un abbraccio. Buonanotte, pregate grande. Per me. Grazie. Grazie.